Eccoci qua, Davide, l'uomo dei gol pesanti, un déjà vu dopo Verona. Che bella poi la festa con i tuoi compagni in campo al 95esimo, è ancora più bello. Sì, sì, assolutamente, lo metto al pari dell'altro, anche se questo, diciamo, forse è un pochino più pesante, però abbiamo ancora due partite importantissime dove dobbiamo cercare di riuscire a prenderci tre punti, soprattutto quella che avremo domenica col Cagliari, che poi insomma ci porterà, speriamo, a fare quello che dobbiamo fare. Comunque un Udinese che è riuscita per alcuni versi a mettervi in difficoltà, in particolare avete trovato un Okoye che ha quasi messo un muro davanti alla loro porta. È stato lui il migliore in campo dell'Udinese? Sì, beh, secondo me sì, soprattutto il primo tempo ha fatto delle parate veramente importanti, ma anche sul gol Laudi aveva fatto un gran tiro, ha fatto una parata incredibile, infatti quando mi sono girato pensavo fosse gol, poi fortunatamente andava bene lo stesso, però poi ha sbattuto sul palo ed è rimasta lì. E ti sei fatto trovare pronto, proprio prontissimo come sempre. Domanda da studio? Sì, ciao Davide, complimenti per il gol, complimenti ancora una volta per il modo con cui sei entrato in campo. Ti volevo chiedere se c'è un segreto. Grazie. Per entrare in campo dal primo momento in cui metti il piede praticamente ed essere subito così importante, subito così pronto, decisivo. Non lo so, è il modo con cui vivi la partita anche mentre la segui dalla panchina, la vivi come se stessi giocando, non so se c'è un tuo modo di vivere la partita in maniera particolare anche quando sei fuori. No, in realtà quando sono in panchina sono uno che scherza tanto con tutti quanti, quindi poi quando inizia il riscaldamento entro in un'altra dimensione praticamente, poi quando ti vai a scaldare lì sotto con tutti i tifosi che comunque ti caricano è una cosa fantastica e praticamente diciamo che entri già in partita anche se non sei in campo, quindi il segreto è un po' questo, ecco. Davide, ci racconti qualche retroscena da spogliatoio dopo questa vittoria? Che cosa è successo? Cosa vi siete detti? No, sono tornato dentro perché ero rimasto per fare interviste e sono tutto bagnato, perché non so chi ha tirato l'acqua. Comunque sono tutto bagnato. Va bene così, non c'è problema. Va benissimo, grazie Davide. Grazie a voi, ciao. Ciao Hakan, siete partiti molto aggressivi, a un certo punto c'erano addirittura Dumfries e Di Marco sulla linea degli attaccanti. Poi che cosa è successo? Raccontaci un po' anche soprattutto cosa è successo sul gol di Samardžić. No, ma credo che quando si avvicina più sull'obiettivo c'è un po' di più attenzione, c'è un po' di più voglia di vincerlo e abbiamo provato di allargare un po' il gioco perché Udinese stava aspettando sempre sul contropiedi e mi dispiace perché ho fatto un errore sul passaggio di Denzel, abbiamo preso gol perché non era troppo tranquillo perché ha cercato sempre di dare più velocità in gioco. E poi un gol fortunato, ma credo che sul secondo tempo siamo entrati bene e poi meritato di vincere perché non avevo mallato mai. Ascolti, io so che non ti piacciono tanto queste cose, però io ti devo fare i complimenti perché in Serie A sono 14 rigori su 14, quindi senza errori sei sempre più glaciale dal dischetto. No, ma io ti dico la verità, prima volta ho sentito un po' di pressione sul rigore perché noi eravamo 1-0 indietro, se sbagliavo la partita sarà magari diverso. Ho concentrato veramente molto oggi perché il portiere dell'Udinese è grande e lungo e ho cercato di calciare basso possibile e forte e sono contento. Domanda da studio? Sì, ciao Ciala. Sono contento che ciao. Per una volta anche tu dici che hai avuto un po' di pressione a calciare un calcio di rigore, perché parlavamo prima che rivedendo i rigori calciati in questa stagione, non solo, insomma, sono tutti. Trovare un difetto in un tiro è veramente impossibile, cioè li calci tutti alla perfezione. Parlavamo prima di quanto conta il gesto tecnico in un calcio di rigore e quanto conta la testa. Tu da questo, da entrambi i punti di vista, insomma, sei un numero uno, per cui c'è tanto lavoro dietro, gli studi anche i portieri per trovare soluzioni diverse. Oggi, come dicevi, hai cercato di tenere basso il pallone, di calciare forte, perché il portiere dell'Udinese è alto e abile ad arrivare sugli angolini. Sì, ma prima grazie.
Credo che tutti i rigori che ho calciato non erano sempre tutti sul sinistra, ho cambiato qualche direzione tipo destra e mezzo perché voglio mettere anche gli avversari del portiere in dubbio, perché loro lo sanno che quando calcio forte calcio sempre sul sinistro. Invece cercherò sempre di cambiare un po' per mettere loro in dubbio. Io sinceramente prima della partita ho parlato con Emil, perché ho chiesto a lui cosa pensa lui quando c'è rigore, e lui mi ha detto che l'ultimo 2-3 rigore dove hai tirato, ho detto in mezzo, sinistra, sinistro. Allora alla fine era decisione di me in quel minuto. Poi ho cercato di calciare forte e basso, perché quando sono grandi cerco di dare sempre più forte la palla sul basso. Grazie Hakan. Grazie, grazie. Ciao.